Penso che il mondo dello sport possa insegnarci davvero tanto e proprio per questo oggi voglio dedicare un video a Zlatan Ibrahimovic, che ha dato l'addio al calcio qualche giorno fa, ed un uomo che è stato sempre considerato come arrogante, strafottente, eccessivamente sicuro di sé, e nel giorno del suo addio al calcio ha dimostrato d'essere tutt'altro, ma in realtà ha dato conferma dell'uomo che è, della persona fantastica che risiede dietro quella maschera di uomo forte, uomo duro. Ed è stato bellissimo vedere come un pubblico che lo ha accolto per 3 anni, mi sembra, 3-4 anni, più un paio d'anni negli anni precedenti, lo abbia accolto come se fosse stata una bandiera per la loro squadra, ovvero il Milan. E Ibrahimovic, che è stato un calciatore che ha girato tantissime squadre, non ha sposato una maglia per tutta la sua carriera, ma addirittura è andato in squadre che risiedevano nella stessa città, come ad esempio Inter e Milan. E nonostante questo è stato apprezzato moltissimo da tifoserie anche avversarie, ed è stata apprezzata la sua dedizione a questo sport, la sua dedizione al successo e soprattutto, a mio avviso, la sua mentalità. Proprio per questo voglio condividere con te alcune lezioni che ci portiamo a casa dalla carriera di questo personaggio che ha lasciato in qualche modo il suo segno nel calcio e anche fuori dal calcio. Una frase che mi colpì in una sua intervista diceva che non è importante cosa accade quando si è giovani, specialmente quando si viene rifiutati. La cosa che conta è rialzare sempre la testa e andare avanti, soprattutto per dimostrare proprio a quelle persone che si sbagliavano. Una frase che mi sono sempre ripetuto è: non lasciare che il rumore delle altre persone infastidisca la strada verso il tuo successo. È sempre più facile chiacchierare, è sempre più facile giudicare gli altri. Ed è normale che se quando eri piccolo qualcuno ha giocato contro di te, inevitabilmente porterai con te delle conseguenze, ma è anche vero che si possono trasformare queste conseguenze se le comprendiamo e se siamo disposti a fare dei passi al riguardo. Una cosa che mi ha sempre colpito di Ibrahimovic è che ha avuto una mentalità incredibile. Quando è arrivato al Milan per la seconda volta è arrivato in una squadra giovanissima e lui, appena quarantenne, è riuscito a portare la mentalità del vincente a ragazzi che dovevano ancora fare le loro prime esperienze in un campionato importante. E nonostante fosse l'unico grande della squadra, è riuscito ad influenzarli e a far credere a questi ragazzi che avevano qualcosa di speciale da dare. E questo li ha portati poi, nel giro di un paio d'anni, a conquistare uno scudetto, quindi a vincere la Serie A e a togliersi tante altre soddisfazioni. Un'altra cosa importante che ci portiamo a casa da Ibrahimovic è la predisposizione alla vittoria. Cioè lui pensa di vincere e vuole vincere, e tutto quello che fa è in funzione della vittoria. C'è un momento particolare appena lui arrivò alla Juventus dove si ruppero le docce e lui si andò a lamentare ovviamente con la dirigenza, e loro gli dissero: non sei qui per stare bene, sei qui per vincere. Lui racconta che quella frase gli diede la possibilità di focalizzarsi ancora di più su quello che per lui era davvero importante, ovvero portare a casa il risultato. Anche Capello, che era allenatore della Juventus in quel periodo, ne aveva allenato già a quel tempo campioni incredibili, lo trattava come se non fosse nessuno, e lui questa cosa l'ha vissuta come uno stimolo e non come un limite. Piccoli momenti che lui prese come stimolo per diventare una persona migliore, non come scusa per arrabbiarsi e fare la vittima. Un'altra cosa che mi ha colpito di Ibra nella sua carriera è che ha scherzato molto con la sua identità di questa persona dura e forte. Se senti tante sue interviste, lui gioca sempre con se stesso e dice: come me non c'è nessuno, a volte si paragona a Dio, però lo fa sempre con un velo di gioco, di scherzo, con la battuta, con questa voglia sì di affermarsi ma anche di non prendersi troppo sul serio. E penso che questo sia una caratteristica importante, ovvero credere tanto in se stessi ma essere anche disposti a mettersi in discussione. Ibra è una persona super umile, seppur fuori classe pazzesco, con un piede magico che ha fatto delle giocate incredibili, è sempre stato umile, onesto, si è sempre allenato con grande dedizione come tutti i compagni e si è sempre messo al livello degli altri, anche se poteva permettersi, soprattutto quando è tornato al Milan per la seconda volta, come dicevo prima, di comportarsi in modo totalmente diverso. Un'altra cosa che ci portiamo a casa dalla sua carriera è che lui ha sempre creduto che i fallimenti sono parte del successo. E se mi conosci sai quante volte dico: bisogna fallire per riuscire. La maggior parte delle biografie degli imprenditori più grandi della storia ci raccontano della maggior parte dei grandi fallimenti che hanno vissuto, e anche grandissimi sportivi come anche Michael Jordan e tanti altri ci raccontano dei loro fallimenti. Quindi fallire è importante, sbagliare è importante. La cosa che non dobbiamo fare, e qui Ibra
lo fa capire molto bene in diverse interviste, è non ripetere lo stesso errore. Allora se sbagliamo, ma capiamo, impariamo, allora ogni giorno possiamo veramente aggiungere un tassello alla nostra carriera, in questo caso, e alla nostra vita. È sempre molto emozionante per me vedere la fine di una carriera o la fine di un ciclo, perché è bellissimo vedere un po' il segno che le persone lasciano nel mondo, e vedere carriere sportive finire è sempre molto emozionante, soprattutto quando queste carriere, mi ricordo l'addio di Francesco Totti, mi ricordo Del Piero, mi ricordo Maldini, Baresi, sono stati anche Van Basten, sono stati momenti veramente toccanti, veramente forti, che fanno capire quanto anche un calciatore possa in qualche modo ispirare le persone, lasciare un segno oltre l'intrattenimento del calcio. E penso che se le persone hanno applaudito e pianto in questa giornata d'addio per Ibrahimovic, penso che sia dovuto non solo al fatto che ha giocato qualche anno con il Milan, ma della persona che ha portato, dell'identità che ha portato, della mentalità che ha portato, della voglia di mettersi in discussione, dello spirito di sacrificio, di tanti valori che ha trasferito negli anni. Con grande serietà, con grande compattezza, con grande decisione, con grande sicurezza e con tanta umiltà. Vederlo emozionarsi e piangere è stato bellissimo, perché è stato veramente vedere il vero Ibrahimovic, la vera persona, aprirsi di fronte a tutti, e penso che ognuno di noi possa, guardando quelle immagini che si trovano su YouTube, portarsi a casa veramente tanto. Grazie Ibra per tutto quello che ci hai dato, grazie per anche i gol pazzeschi che hai fatto, perché sicuramente sono stati una delizia per tanti amanti del calcio. Sono sicuro che una persona così possa continuare a fare la differenza nella vita delle persone, in un modo o nell'altro.